Benvenuti, cominciamo questa conferenza del professor Fernando Ferroni. Il professor Ferroni è attualmente professore al GSSI, che è il Gran Sasso Science Institute, è stato professore alla Sapienza, fisico, è stato dal 2011. Dal 2011 al 2019 è stato presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'INFN, uno degli enti di ricerca più prestigiosi del nostro paese. È attualmente il direttore di Einstein Telescope, che è una splendida iniziativa, è diciamo l'evoluzione nella ricerca delle onde gravitazionali. Io mi chiamo Luca Gammaitoni, ho lavorato per molti anni in Virgo, che è stato il progetto iniziale per onde gravitazionali, e Einstein Telescope è la sua evoluzione. Si potrebbe parlare a lungo dei lavori scientifici fatti dal professor Ferroni, ma ve lo risparmio. Grazie. Perché lui stesso ci racconterà delle cose, immagino, tra quelle che ha fatto. In particolar modo oggi ci parla di un tema che è estremamente interessante, molto vicino al cuore delle mie ricerche, per cui io lo ascolterò con grande piacere. Parleremo di incertezza, l'incertezza che è uno dei temi fondamentali della fisica. Incertezza chiama fluttuazioni, chiama indeterminazione, che sono temi che sono al cuore della fisica contemporanea. Interpretare il presente, prevedere il futuro. Do la parola volentieri al professor Ferroni, poi ci sarà tempo per fare qualche domanda. Grazie, ti ringrazio della presentazione. Sì, avrete anche dei pezzi di fisica in questa presentazione, anche se l'idea generale è quella di convincervi, se non lo siete già, che la conoscenza della probabilità, maneggiare la probabilità, saper valutare un evento, la probabilità di un evento, è un strumento indispensabile per vivere un po' più felici in una società un po' complessa come è. Quindi, diciamo, intanto uno dovrebbe definire l'incertezza, è troppo complicato perché ci sono tante incertezze, no? Come ha detto chi mi ha introdotto, c'è l'incertezza in fisica, c'è l'incertezza nella medicina, c'è l'incertezza nella psicologia, c'è l'incertezza qua e là. Mi piace molto la definizione di Gabriele D'Annunzio, forse che no. E mi piace anche, ovviamente, quella di Dante Alighieri, io era tra coloro che sono sospesi, che proprio dicevano dove vado a sbattere. Ho tratto molto della mia presentazione da una mostra che ho curato insieme ad altri al Palazzo delle Esposizioni a Roma, che si è chiusa recentemente, che aveva proprio questo titolo, Incertezza, in cui si tentava, diciamo, di trasmettere questo concetto in qualche modo ai visitatori. Questa persona, Bruno De Finetti, uno dei più grandi matematici del Novecento, è probabilmente abbastanza sconosciuto, diciamo, al grande pubblico, eppure lui è una persona fondamentale nella definizione, nella costruzione di un concetto di probabilità che non è quello. Io tiro un dado, diciamo, esce un numero tra 1 e 6, tiro 1000 volte il dado e usciranno più o meno tante volte l'1 quanto il 2, quanto il 3, quanto il 4, quanto il 6, quella che è l'interpretazione frequentista della probabilità. Invece lui si è soffermato su un tema un pochino più complicato, diciamo, come la probabilità in qualche modo e io e ognuno di noi si devono parlare. Beh, tutta la nostra vita è immersa nell'incertezza, nulla all'infuori di ciò si può affermare con certezza. Questa è una definizione splendida. Tutta la probabilità che ha a che fare con quello con cui normalmente ci confrontiamo ogni giorno è condensata in questo teorema. Questo è il teorema di Bayes. Senza di questo, diciamo, più avanti dirò scherzosamente se serve di più il teorema di Bayes, no. Mentre il teorema di Bayes inconsciamente forse lo usate quasi tutti i giorni. Ovviamente il teorema di Bayes è un teorema di statistica, è matematica. Se io vi scrivo la dimostrazione del teorema di Bayes, mi cacciate immediatamente da quest'aula, quindi non lo farò, va bene? Però c'è un modo di dire, va bene, cosa vuol dire il teorema di Bayes. Vuol dire che questo teorema descrive in modo in cui la mia opinione nell'osservare A, cioè pensare cosa succede, va bene, in un fenomeno, è arricchita dall'aver osservato un altro fenomeno, un fenomeno B, va bene, che in qualche modo ha a che fare col fenomeno A.
E il fenomeno io l'ho osservato, lo conosco, so che cosa vuol dire. Quindi in che modo quella che è una probabilità a priori piatta, indefinita, viene in qualche modo cambiata dall'aver osservato il fenomeno B. Quindi io la chiamo la probabilità riformista, va bene? Bruno De Finetti, professore alla Sapienza, un bel ragazzo sembrerebbe, non spetta a me dirlo, però insomma. Bruno De Finetti è il creatore della teoria della probabilità moderna, o meglio, dell'interpretazione cosiddetta soggettivistica della probabilità. De Finetti ci ha insegnato a stimare le nostre convinzioni soggettive, il nostro grado di fiducia nell'accadere di un evento. Tutto sommato, se volete, riducetelo a un problema di soldi, perché poi sui soldi uno, diciamo, no, siccome sono suoi, stanno in tasca, il problema se lo pone, no? Allora, la probabilità di un evento A è la misura del grado di fiducia che un individuo coerente, poi dobbiamo definire coerente, attribuisce secondo le sue informazioni e opinioni all'avverarsi di A, che se volete è uguale al prezzo che uno dice di voler pagare per ricevere un importo unitario al verificarsi dell'evento. È una scommessa, no? Cioè è proprio è il ragionamento che uno fa su una scommessa. Cioè se uno non è, appunto, se uno è coerente. Coerente vuol dire che devi applicare correttamente qualche norma di calcolo che però dovrebbe essere in qualche modo dentro il tuo cervello senza tante preoccupazioni, va bene? Cioè devi misurare un grado di fiducia, devi misurare una probabilità, ma insomma che la probabilità vada da 0 a 1 penso che non sia difficile, diciamo, da pensarci, che 0 è un evento impossibile e che 1 è un evento che succede sempre, no? Questa è la coerenza, quindi non è proprio un concetto astratto. Quindi se volete, proprio quando uno fa una scommessa, sta usando la definizione di probabilità di De Finetti, non sta usando la probabilità, va bene, quella frequentista. Sì, può applicare tranquillamente, ci sono dei casi ovviamente, uno gioca a dadi e vabbè, quella è la probabilità frequentista, uno gioca alla roulette, non c'è problema, lo sa cosa può succedere, no? Cioè, se io scommetto sul 2 quando tiro un dado, vabbè, so che vinco una volta su 6, non è che c'è molti santi, vabbè. Se giocate alla roulette, potete giocare rosso o nero, no? Che è la cosa più semplice, vabbè, lo sapete che vincete, non vincete la metà delle volte, vincete 16 volte su 33, perché il banco si tiene il verde, bene? Che è lo zero, che non è né rosso né nero. Beh, d'altra parte devono pure pagare quelli che lavorano al casino in qualche modo, no? E quindi se voi siete in questo mondo semplice, non avete bisogno di ulteriori informazioni, non potete essere arricchiti, no? Il vostro giudizio non viene arricchito da un altro evento, non c'è un altro evento che influisce su questa cosa. Oddio, sì, qualcuno va detto che il dado è truccato, però questo, diciamo, è un caso che non dovremmo discutere. Allora, il Totocalcio, vi ricordate il Totocalcio? C'è ancora? Io non lo so se c'è ancora. Confesso che c'è? Vabbè, ci sono ancora quelle schedine belle con 13 partite, no? Vabbè. Allora, nel Totocalcio ci sono le vittorie, le sconfitte e i pareggi. Benissimo. E uno deve dire 1x o 2. Così funzionava la schedina del Totocalcio, funziona ancora così, non lo so. E vince quando fa 13, 12, quello che sia. Però non è come tirare un dado, no? Perché quando uno valuta 1x e 2, ed è un modo rozzo ovviamente di valutare il problema, uno deve sapere, ma chi gioca stasera, va bene? Chi è infortunato? Ma come stanno? Quello è un cadavere ambulante che gioca perché c'ha un nome, non so, ogni tanto Cristiano Ronaldo fa così, insomma, vabbè. E poi c'è l'allenatore che decide che si gioca il 4-3-3, 4-4-2, poi c'è l'Atletico che gioca il 5-5-0, insomma, no, perde lo stesso, ma comunque non è grave. E quindi poi c'è l'arbitro che, come noto, potrebbe essere cornuto qualche volta, quindi quello anche c'ha una probabilità di essere. Vabbè, poi c'è la fortuna, no? Uno tira, piglia il palo, piglia un gol, vabbè. Quindi a un certo punto uno si fa uno schema mentale e dice 1x2, però come diceva De Finetti, va bene? Ma forse c'è un modo più semplice, va bene? Intanto Giorello, che rimpiangiamo e che è stato un grande partecipante di questi eventi, dice, vabbè, quanto denaro scommetteremmo su un evento incerto? Non so chi vinca la squadra del cuore al derby, piuttosto che si realizzi una tale misura politica oppure che cresca un certo mercato. De Finetti ci ha fatto vedere come convinzioni umane fallibili, veramente umane, troppo umane, possono però poi diventare lentamente degli algoritmi che funzionano e si può quindi arrivare a un consenso pur partendo da stime di probabilità molto diverse. Così lavora la ragione degli uomini, appunto lentamente, costruendo dai propri errori, correggendo le proprie stime iniziali. Parole sante, va bene? Infatti De Finetti aveva detto, ma che è sta porcheria?
questa porcheria dell'1x2. No, cambiamo la schedina. Facciamo un campionato in cui io scrivo il laser da qualche parte sta, ma non mi ricordo dove. Vabbè, qua. Vedi? Facciamo una cosa. Catania Juventus, madonna, Catania Juventus, Catania non c'è più, cioè questa è una schedina di anni in cui insomma non so cosa, non so di che anni è, perché il Catania l'hanno appena sciolto. La Nerossi era forte, però giocava, cioè, Paolo Rossi, scusa, vabbè. No, ma il Catania l'hanno proprio sciolto come società, non c'è più. Allora, Catania Juventus, uno dice, ma perché 1x2? No, io penso, valutando tutto, che ci sia il 30% di probabilità che vinca il Catania, il 35% che vinca che pareggino, e il 35% vinca la Juventus. Molto fiducioso, diciamo, su altre partite, insomma, Lecco Bari, Lecco, insomma, ecco che. Sì, so dov'è vagamente il ramo del lago di Como, però insomma. Però Milan-Sampdoria, insomma, è 85-10-5, cioè Milan vinceva. Questa cosa permetterebbe una graduatoria ordinata dei vincitori, no? Non è 13-12, no? Quanti punti hai fatto rispetto al massimo che puoi fare? Quindi puoi decidere che ne vincono 10, 100, 1000, 1 milione. Lui ha fatto giocare questa cosa a delle società, no? Ha detto anche delle scuole, ha detto, chi vuole partecipare a questo torneo? Quindi ha fatto un torneo finto. Hanno vinto i banchieri. Cioè, c'è qualcosa che mi turba, però hanno vinto i banchieri, hanno vinto, diciamo, una cooperativa di gente che lavorava in banca. Evidentemente loro stimano le probabilità molto meglio, cioè, i soldi, vedete il problema dei soldi? Cioè, i soldi ti permettono di stimare delle probabilità molto, molto più che altro. Vabbè, quindi diciamo adesso vi mando forse un filmetto, forse. Ma ce la fate a mannarlo? Nel senso che ci abbiamo un pasticcio. È curioso, ma forse non sorprendente, che la prima trattazione in senso matematico dell'idea di probabilità entrò in scena tra il 500 e il 600 per calcolare come ripartire le vincite di un gioco d'azzardo. Ecco, in caso di una partita non conclusa. Sempre i soldi. Si riferisce a questo Blaise Pascal quando scrive nei suoi pensieri che agendo per il domani e per l'incerto si agisce con ragione, purché lo si faccia in base alla regola delle ripartizioni. La soluzione sviluppata da Pascal contemporaneamente a Pierre de Fermat al problema della ripartizione si basava sul calcolo del peso dei casi favorevoli a uno o all'altro giocatore rispetto a tutti gli esiti possibili, introducendo per la prima volta il concetto matematico di probabilità. In effetti, una teoria della probabilità più completa prese forma solo nel Settecento con Jacob Bernoulli e Pierre Simon Laplace, che dimostrarono come l'azione collettiva e su grande scala dei fenomeni casuali presentasse delle regolarità credibili. L'esempio più semplice è quello del lancio ripetuto di una moneta, in cui intuitivamente siamo portati a credere che la percentuale di ognuno dei due possibili esiti, testa o croce, tende a un mezzo al crescere del numero dei lanci. Oltre a formalizzare la nostra intuizione, i teoremi di Bernoulli e Laplace aprivano la strada a una descrizione rigorosa di una nuova logica del caso o dell'incerto. Questa rendeva la probabilità uno strumento prezioso per orientarsi e prendere decisioni quando non è il nostro potere discernere le opinioni più vere e dobbiamo quindi seguire
bello, bello duro, diciamo, no? Il messaggio, non è che non è uno scherzo, che poi in economia abbia funzionato, diciamo, o stia funzionando, posso esprimere qualche dubbio, però va bene. Allora, mo vi faccio il gioco delle tre porte, eh? Perché così si capisce. Ah, il gioco delle tre porte, programma americano, c'è cioè il presentatore, si chiamava Monty Hall, c'era il giocatore, e si poteva vincere una macchina. Ci sono tre porte, dietro due porte c'è la capra, una capra virtuale, spero, ma forse nel programma americano se non c'è abbastanza soldi per metterci una capra vera, va bene? E dietro una porta c'è una macchina. Va bene, allora, come funziona? Il giocatore sceglie una porta, cioè ti dice scegli 1, 2, 3, e uno dice 1, ma non la puoi aprire. Il presentatore, che sa tutto, apre una delle altre due porte e apre quella dietro la quale c'è una capra, perché se apre quella dalla macchina il gioco è finito e non vale, va bene? A questo punto ti fa questa domanda imbarazzante: stai o cambi? Cioè, passo o cambio la porta? Che fate? Alzate la mano chi vuole stare. Alzi la mano chi vuole cambiare. Va bene, vedo che la maggioranza della sala conosce la statistica. Bisogna cambiare. Perché bisogna cambiare? Facile. Perché è semplice, dovete cambiare porta. Siete convinti? No, poi ve lo spiego. Se solo questo oggetto, diciamo, andasse avanti, ecco qua. Ah, vedete, questo è lo schema proprio stupido, va bene? Scegli una porta con una capra. Non cambi, vinci la capra. Mi pare chiaro, no? Cambi, vinci l'auto. Perché il presentatore ha aperto la porta dietro la quale c'è una capra, quindi nella terza porta c'è solo la macchina. Va bene. Scegli una porta con una capra. Di nuovo, ci sono due capre, quindi... Non cambi e vinci la capra. Cambi, vinci la macchina. Scegli una porta con l'automobile, non cambi, vinci l'automobile, cambi, vinci la capra. Il problema è che, come vedete, due volte vinci l'auto e una volta vinci la capra. Cioè, ma questo è il modo, diciamo, proprio se uno dovesse stabilire in questo modo ogni volta, diciamo, diventa matto, può fare tutto il diagramma delle probabilità delle cose. Benissimo. Allora, vediamolo in un altro modo. Allora, tu hai scelto una porta, dietro quella porta o c'è una macchina o c'è la capra. La macchina c'è un terzo delle volte, quindi quella probabilità è un terzo, non ci sono santi, no? Io poi che invoco sempre i santi, non so, vabbè, comunque, come se i santi vincessero le automobili, non gli servono. La probabilità che l'automobile sia dietro una delle altre due porte è due terzi, perché la probabilità totale fa uno, ma ora il conduttore apre una porta dietro la quale c'è la capra, la probabilità non può essere cambiata, due terzi era e due terzi è rimasta, quindi due terzi è la probabilità che ci sia la macchina, capite? Convinti? No, vabbè, fa niente. Oh, pensate a questa botta di, come dire, di fortuna, 100 porte, va bene? Voi scegliete la porta, il presentatore apre 99 porte e ce ne rimane solo uno, ma voi potete pensare che eravate così bravi che avete proprio scelto la porta giusta, è ovvio che dovete cambiare, no? Mi pare evidente. Sì, ma andiamo avanti. La cosa bella di questo gioco è che questa signora, Marilyn Fossavant, che era, peraltro c'aveva un quoziente intellettivo, non so, 3000, una cosa fuori dalla grazia di Dio, era reputata veramente la donna più intelligente del mondo. E lei ha detto, ma guardate, cioè dopo la prima puntata ha detto, vabbè, mi pare evidente, mo' ve lo spiego il gioco, dovete cambiare la porta. Fu insultata in una maniera tremenda, fu insultata da un famoso matematico di cui non si fa il nome perché sennò si scredita l'intera categoria, ma che ne so, questo giovinotto, va bene, un PhD, diciamo, dell'università della Florida, Florida studia male, che vedo io. Cioè, ma guarda, cioè, te sei proprio sbagliata, ma te sei sbagliata alla grande, cioè proprio non capisci il principio fondamentale, guarda, che tu cambi o no, hai la stessa probabilità di vincere, ma sei veramente matematicamente ignorante, gli ha detto. Poi non so dove sia andato a nascondere questo, va bene? No, cioè, penso che lo abbiano. Probabilmente fa il rettore all'Università della Florida, questo mi immagino che sia possibile, va bene? D'altra parte, guardate, se non ci credete, ormai ci dovreste credere, comunque ci sono le applicazioni sul telefonino, giocate, voglio dire, vedete che vincete cambiando il 66,6% delle volte. Certo, se giocate una volta, beh, oh, ragazzi, vi ho pure di male. Vabbè, e questo è il
l'applicazione più semplice del teorema di Bayes, va bene? Cioè, io voglio sapere la probabilità che succeda che vinca una macchina sapendo che è stata aperta la porta dietro la quale c'è una capra, e sapendo ovviamente che ci sono due capre, e sapendo che c'è una macchina, e sapendo che ci sono tre porte. Quindi io valuto tutto, va bene? Quindi questo è il prodotto della probabilità invertita per la probabilità a priori che ci sia la macchina, per la probabilità a priori che ci sia la cosa. Benissimo, allora faccio i conti. Tre porte, a uno, a due, a tre. L'auto ha una probabilità uguale di essere dietro ciascuna di esse, quindi la probabilità di A è un terzo, va bene? Io scelgo a uno, a questo punto il conduttore apre o a due o a tre. Per me, che lui scelga una o l'altra, mi è del tutto indifferente, no? Cioè, io, che me frega a me? E quindi quella probabilità è un mezzo, va bene? Apre a tre e lo chiamo un mezzo, lo chiamo evento C3 e lo chiamo un mezzo. Ora io voglio sapere se devo cambiare o no. Benissimo. Sapendo che ha scelto a 3, va bene? Quindi la probabilità di A1, che è la mia scelta, condizionata dal fatto che lui ha scelto, ha aperto la porta, la terza porta, che ho chiamato evento C3, vabbè, è, come ha detto Bayes, la probabilità del primo pezzo, che ha aperto C3, e C3 c'ha probabilità un mezzo, del fatto che io ho scelto una delle tre porte, che c'ha probabilità per un terzo, va bene? Faccio quel prodotto e mi viene un terzo. Uno meno quello fa due terzi, che è la stessa cosa, dicendo vabbè, la probabilità dietro non è cambiata, no? Vabbè. Quindi qualunque modo ve la giocate, va bene? Ora Bayes si applica a casi ovviamente che sono un po' più complicati delle tre porte, o che poi intellettualmente sono un po' più difficili da descrivere. Bayes è il teorema che si applica normalmente nei test, come avete visto, clinici, no? Come avete visto prima, sostanzialmente voi sapete, volete sapere la probabilità che uno sia infetto quando il farmacista ti ha detto lei ha il Covid, no? col coso con due striscette. Ma è vero che voi siete infetti? Questo è il problema. Il problema è quanto è il numero di infetti che ci stanno in giro, va bene? Moltiplicato per il fatto che il test venga positivo quando tu sei infetto, che è la cosa giusta, no? Perché se tu sei infetto, il test deve dire se è infetto, diviso la probabilità che il test sia positivo. Benissimo, allora, quindi c'è uno schemetto facile, no? Cioè, il test può essere positivo o negativo, tu puoi essere infetto o no, tu puoi essere non infetto o no. Uno si chiama falso negativo, uno si chiama falso positivo. I due casi in cui positivo infetto va bene, negativo non infetto va bene. Allora, se uno, adesso i test del Covid funzionano bene, meglio diciamo, però se uno, ci stanno dei test che funzionano abbastanza male in medicina, no? Cioè che non danno probabilità. Quindi se uno parte per esempio da un test che ha il 70% di sensibilità, cioè ti dice se tu sei positivo a qualche cosa te lo dice il 70% delle volte, ma il 30% ti dice che stai bene, va bene? O che il 30% delle volte ti dica che un falso positivo sia il 20%, vuol dire che tu vai a fare il test, 100 persone vanno a fare il test, 20, a 20, tutti sani, a 20 gli dicono tu sei malato, guarda. Uno si chiama sensibilità e l'altra si chiama specificità, va bene? Se voi fate questo conto col teorema di Bayes, vabbè, non ve lo faccio per pena, perché sennò, diciamo, tanto ve lo potete rifare a casa, come si dice quello. E ringraziate che non vi chiamo alla lavagna. La probabilità posteriori sarà del 28%. Che vuol dire il 28%? Vuol dire che solo il 28% di quelli testati erano malati veramente. Va bene? Gli altri 72 si sono beccati un ciufolo, come si dice. Va bene? Che non è bene. Perché non è bene? È perché, capite? Ma poi immaginate il panico, va bene? Allora, i test del Covid, questo era un caso, diciamo, estremo, no? Per dirvi che state attenti con i test, perché bisogna chiedere, ma scusi, quant'è la sensibilità di questo test? Quant'è la specificità di questo test? Perché poi uno si mette l'anima in pace. Cioè, tanti vanno a casa e dicono, guardi, lei ha un tumore, no? Poi, giustamente, se uno gli dicono, c'ha un tumore, quello si precipita dal secondo medico che conosce, e per fortuna, va bene, perché sennò rischia di essere operato, va bene? Vabbè, allora, diciamo, il test del Covid non è facile definire una sensibilità, una specificità, perché ci sono le varianti, perché cambia ogni giorno. C'è una raccomandazione dell'agenzia del farmaco che dice, guarda, i test sono buoni se hanno almeno il 90% di sensibilità e il 97% di specificità, cioè possono sbagliarsi sul positivo, dovrebbero cercare di evitare, diciamo, di sbagliarsi, di dare malato chi è negativo.
Vabbè, quindi rifacciamo i conti che abbiamo fatto prima, viene tutto sommato il 77%, che non è veramente una percentuale altissima, vuol dire che il 77% di quelli testati sono infetti ed erano positivi, va bene? Sì, ho capito, e l'altri? Infatti il problema è che questo dipende dalla prevalenza. La prevalenza è quell'ultimo numero del teorema di Bayes che sta qua, va bene? La probabilità di infetto, va bene? Cioè quanti si presentano e sono infetti a fare il test. Allora, quant'è la prevalenza? Boh, cioè, credete, il 15%, dicono i giornali, no? I giornali dicono che il 15% di quelli che si presenta a fare il test è positivo. Possiamo assumere quello come numero, va bene? Possiamo assumere il 10%, io ho assunto il 10% e verrebbe il 77%. Se certo, se la prevalenza fosse il 30%, cioè se ci fossero molti più malati, no, che vanno a fare il test di quanti ce ne siano, allora quella probabilità salirebbe, il 93% sarebbe veramente malato. Se la prevalenza fosse scarsissima però, allora il test diventa un'arma contro, no? Cioè solo l'1% delle persone che vanno a fare il test fosse veramente infetta, e questo si sta sparando sui piedi, perché è chiaro che siccome c'è la probabilità, c'è una specificità del 97%, verranno quasi tutti positivi, sarebbero perfettamente sani, va bene, tranne quel povero 1% che probabilmente lo azzeccano. Capite qual è insomma, stiamoci attenti quando si va in farmacia, uno dovrebbe sapere alcune cose. Il problema vero sociologico di questa cosa è che, vedete, se il Covid non esistesse, uno facesse il test anti-Covid, no? Quello, data la sua specificità, il 3% di quelli che vanno a fare il test risulterebbe malato di una malattia che non c'è. E a prevalenza 100, se tutti fossero malati, il 10% risulterebbe sano. Allora, qual è la conseguenza sociologica? È che il malato immaginario, va bene, siccome non può essere malato, si rifà il test. E quindi, diciamo, la seconda volta gli dice bene e risulterà sano. Il sano va a casa tutto contento, apparecchia la tavola, si fa due spaghetti, invita gli amici e contagia tutti. Cioè, un problema interessante. Bene, allora, il mondo è governato dalla probabilità, facciamocene una ragione, dai. Potete dire che non serve saperlo? Vabbè, ho consegnato le mani e piedi e le mani e piedi legati a tutti gli sviluppi tecnologici, che peraltro sfruttano leggi della meccanica quantistica come il telefonino, va bene, o il GPS, che ovviamente voi non sapete come funzionano, però sono basati su una teoria del mondo che è solamente probabilistica, in cui non c'è nessun determinismo. Va bene? C'era un filmetto? Posso scegliere liberamente l'istante e la direzione.
spiegata del principio di Heisenberg è che non è possibile che una particella stia ferma in un determinato punto dello spazio. Se cerchiamo di confinarla in una regione molto piccola dello spazio, la sua velocità comincia a fluttuare enormemente. Inoltre, l'incertezza con cui è nota la posizione di una particella cresce inevitabilmente col tempo. Fortunatamente, la piccolezza della costante di Planck, che regola questi fenomeni, fa sì che essi non si manifestino nel mondo macroscopico, che continua ad essere regolato dalle tranquillizzanti leggi della fisica classica. Certo, se Ronaldo ci avesse a che fare col pallone quantistico sarebbe un problema serio, no? Voglio dire, capite bene che lì non c'è arbitro che tenga. Quindi rassegnatevi, diciamo, il mondo è così. Oh, notate bene, la meccanica quantistica non è il solo posto dove si pone un problema. Cioè, quello che voglio convincere è che, con tutti i bei ragionamenti che abbiamo fatto, mentre su un test diagnostico, diciamo, conoscendo un po' di cose ce la possiamo cavare e essere un po' più tranquilli o meno tranquilli a seconda del caso, o se giochiamo, diciamo, a una scommessa possiamo cercare di governare questa cosa, sono cose sulle quali non c'è proprio niente da fare, va bene? Cioè, l'incertezza fa parte di quella cosa e non c'è modo di uscirne, va bene? Questo mi mandi sto filmetto? Questo è il caso, diciamo, appunto, più sorprendente. Quando vi viene appoggiato un corpo pesante. La gravità, insomma, non è altro che la
per tranquillizzarvi, vi posso dire che l'ipotesi che dell'effetto tunnel in cui l'universo in cui siamo transiti nello stato di minima energia potrebbe succedere anche nei prossimi 5 minuti, con una probabilità molto bassa, probabilità ho detto molto bassa, però nel caso che succedesse non c'è niente di male, cioè noi spariremmo istantaneamente tutti insieme, diciamo, non facciamo neanche in tempo a salutarci, però non soffriremmo, penso, perché diciamo, almeno non ve lo posso garantire, ma penso che non soffriremmo. Allora, andiamo in un altro caso dove la probabilità è uno strumento fondamentale, va bene, per interpretare alcune cose. Voi sapete che il tempo, diciamo, se dovete fare una gita domani, guardate il meteo.it o quello che... Bernacca non va più de moda, questo mi è perfettamente chiaro, per quelli che si ricordano Bernacca. E quello dice domani c'è il sole, domani c'è il sole, poi dice ma dopodomani, cioè faccio un weekend lungo, ma c'è il sole pure domani, fra 3 giorni, ma boh, c'è qualche nuvoletto, fra 4 giorni piove, però non siamo sicuri. Quindi le previsioni del tempo hanno una capacità limitata, diciamo, no, di proiettarsi nel futuro. Questa è una conseguenza banale di quello che disse questo signore Edward Lorenz, professore dell'MIT, quindi come noto c'è sempre ragione, un battito delle ali di un gabbiano sarebbe stato sufficiente per alterare il corso del clima per sempre. Cioè, ma te pare? Invece no, te pare proprio. Mi fai partire sto jet? Hello? Eccolo, scusa. Vedete, questo è un pendolo doppio, è un oggetto che vi potete costruire a casa, che lo comprate, costa 5-10 euro, non è un problema. Guardate che bella traiettoria che fa, no? Il pendolo doppio. Voi dite, vabbè, ma che me frega? Eh no, invece vi deve. Vedete, sulla destra c'è scritta l'equazione del pendolo doppio, vabbè, è la lagrangiana, ma comunque questo è un termine tecnico. Benissimo. Io, diciamo, non mi ricordo manco più come si risolve, forse il professor Gammaitoni, diciamo, sarebbe in grado, con un libro lì mi metto, insomma. Comunque, vi assicuro, la verità è che non è facile da risolvere, queste non sono piccole oscillazioni, quindi è tosta il problema, però, comunque, la legge del moto è scritta, si sa fare. Benissimo. Allora, diciamo, che questo che è il caos? No, questo non è caotico, per carità, è deterministico. Allora, te fermi, eccolo. Dunque, dov'è il problema? Il problema ve lo dico io. Prendete due pendoli doppi, con le vostre manine delicate, li allineate, no? Giù nel punto, no? Dice, guarda, le due palline, cioè, state vicine, eh? Poi vi faccio partire insieme, non vi preoccupate. Ah. Il problema è che o vi sbagliate con la manina, no? Quando togliete la manina uno dei due si sposta un pochettino, o perché poi nel loro moto uno incontra una zanzara, no? Ta, una mosca, pum! Ah, porca miseria, questa è la mosca, eh? Sì, ma che succede? Allora, vi faccio vedere il moto di due pendoli doppi che sono stati separati all'inizio, siccome col computer si può fare tutto, va bene? Sono stati separati di una parte su 100.000, va bene, in termini di gradi. Va bene, faranno la stessa cosa. Voilà. Questo stava la mostra, quindi ecco i due pendoli doppi che partono, sono allineati, cioè, sono stati messi uno sopra l'altro. C'è pure questo suono a sinistra, eccolo là. Mo questi sono i famosi, se volete, in un modo brutale, sono i famosi 3 giorni delle previsioni del tempo, no? Cioè, dopo un po' il sistema deterministico, ciascuno dei due, è però impredicibile dal tuo punto di vista dell'osservatore, va bene? Perché tu quelle condizioni iniziali non le sai, non è che non le sai, non le sai con una precisione assoluta, perché se tu sapessi la precisione assoluta, se eliminassi le mosche, se li mettessi nel vuoto, tutto sarebbe normale. Peccato che il mondo non è fatto così, va bene? Quindi, vedete... Le zanzare possono cambiare il destino del mondo, poi io le sopprimerei, ma questo però è un altro problema, le mosche no, però. Vedete, le previsioni del tempo si fanno con tutta quella robaccia che sta a sinistra, no? Che sono dei sensori, quanto velocità del vento, cioè saranno milioni sulla Terra, no? Velocità del vento, umidità, temperatura, pressione, temperatura dell'acqua, tutto quello che potete misurare, tutto quello che volete. Buttate tutto dentro dei computer piuttosto robusti, e alla fine escono le previsioni del tempo, no? Il problema è che
quando misurate tutte queste cose, ognuno di quelli ha un errore. Gli strumenti hanno un errore, questo in fisica diciamo è la cosa più semplice da spiegare, no? Pure voi quando misurate una cosa col metro, a occhio, fate lì, cioè, lo strumento può essere preciso, ma alla fine un errore ce l'ha sempre. Vi ho fatto vedere che una parte su 100.000 nel pendolo crea il caos dopo un po' di oscillazioni, quindi immaginate con tutta sta roba, no? Cioè, c'è una nuvola che passa davanti al sole che non ha... E quindi succede questo, che voi sapete le condizioni iniziali con una certa incertezza, macinate sul computer tutte le evoluzioni a partire da quelle condizioni iniziali, mettendo in ogni simulazione, facendo, come si dice, un reshuffling delle condizioni iniziali dentro quell'incertezza, e vedete che per un po' di tempo va tutto bene e poi le previsioni del tempo divergono. C'è niente da fare e non c'è modo, cioè c'è modo, dovete misurare quelle cose infinitamente meglio e allora forse arriverete a 5 giorni, dovete avere un modello di equazione un po' più raffinate forse, che non è facile, però queste cose il mondo ci sta sbattendo dall'inizio del Novecento, quando è stato deciso così potevano fare le previsioni del tempo. Siamo arrivati a 3 giorni, dai, su, tutto sommato basta. Voi almeno sapete una cosa, che se domani c'è scritto nevica, voi in montagna non ci andate quel giorno, no, morite, almeno questo diciamo serve. Vabbè. E vabbè, queste sono le traiettorie delle evoluzioni delle evoluzioni meteo a partire da una situazione in cui state abbastanza bene e in cui poi le cose se ne vanno ognuna per conto suo dopo un po' di tempo. Vabbè, che potete fare? Vuol dire che fra 4 giorni, lo saprete domani, che i giorni sono 3, che tempo farà? Vi dovete rassegnare a questo. Vabbè, insomma, ragazzi, dovete scegliere, conoscenza o ignoranza. Non è che c'è molto da cosa. E poi riflettete su Bayes e Pitagora, va bene? Perché, ripeto, Pitagora è un genio, l'abbiamo anche appreso ieri in un'altra conferenza, va bene? Però quante volte avete usato il teorema di Pitagora in vita vostra? Il teorema di Bayes voi lo usate sempre. Le cavallette verranno dopo. Questo è un problema serio. Un processo cognitivo che per sua stessa natura non aderisce a misure e valutazioni. Questo è un problema serio. La gente pensa che sia pericoloso andare in aereo. E non lo è. E non sa che è pericoloso tutt'altro. Va bene? Che non sono in relazione con le leggi della statistica, come quelli culturali, ambientali e psicologici, i quali possono in alcuni casi anche produrre reazioni emotive o comportamenti poco, se non addirittura per nulla, razionali. Così la considerazione del rapporto costi-benefici, il fatto che un certo rischio sia o non sia a noi familiare, che la sua assunzione venga su base volontaria o forzata, che le conseguenze siano... Questa curva ormai tristemente nota. Cambiamenti climatici globali o del dilagare.
Ci sono due problemi qui, no? Uno è che uno deve sapere, grosso modo, valutare le cose, l'attendibilità delle cose, e questo, diciamo, sarebbe il ruolo della scuola in qualche modo. Non so più cosa si studia a scuola, ovviamente, però diciamo certamente a me a scuola la statistica me l'hanno insegnata, cioè bias l'ho scoperto in tardo tempo all'università, va bene? E nonostante che abbiamo detto che è quello che ti governa la vita di tutti i giorni, però di fatto anche nelle tue scelte inconsce. E l'altro è che per macinare le informazioni devono essere giuste, ti devono essere date, e io sostengo che i nostri strumenti di informazione raccontano storielle che non aiutano neanche un po'. Talvolta sono inutili, troppo spesso sono dannose. Cioè, qualche titolo di giornale divertente, no? Cioè, vabbè, ho capito, un ragazzo di Trento muore a 24 anni, dice il gioco, il vaccino fa, poraccio, mi dispiace tantissimo. Almeno. Ora, quant'è la probabilità che a 24 anni si muoia di emorragia cerebrale, va bene, in un giorno qualsiasi dell'anno? Facciamo sto conto? Informazione ignota. Cioè non si trova, cioè, io ho provato molte volte a rifare questi conti e non c'è l'informazione. Il mitico istituto superiore di sanità, spero che il mio amico il presidente non stia a sentire, dà delle informazioni che non aiutano a risolvere il problema. Cioè quella più banale, ieri 100.000 contagi, 200 morti, voglio sapere i 200 morti a quale categoria appartenevano, quanti anni, a quale fascia d'età e a quale fascia di vaccinazione, 1, 2, 3, Covid già fatto, non c'è scritto da nessuna parte. Io non riesco a sapere se i 200 morti erano prevalentemente non vaccinati, e devo dire che in quel caso la mia soglia di compassione diminuirebbe moltissimo, va bene? O erano tutti vaccinati, allora la mia soglia di compassione, che ha a che fare col fatto che il 1° maggio la mascherina me la tolgo o non me la tolgo. Ho questa informazione, casca dal cielo, toglietevi la mascherina, ma forse tenetela perché fa bene. Capite? Questo livello di ipocrisia è intollerabile in una società civile. Va bene? Va bene. Poi quando indagano il medico dopo il vaccino, il medico gli ha manco fatto lui, cioè il vaccino è iniezione, ma che vuoi fa? Cioè vuol dire che gli ha dato? Vabbè. Comunque, vabbè, lasciamo perdere. I fatti sono fatti, cioè non stiamo a discutere se è morte. Sì, probabilmente sì, saranno morte 10, 100, 1000 persone, beh, è possibile. Va bene? Cioè, ogni medicina, come dice con quel scritto sul bugiardino, non so perché si chiami bugiardino, ma comincio a capirlo. No, sul bugiardino c'è scritto: guarda, ti potrebbe venire una cosa tremenda. Tu la medicina la prendi, no? Senza manco leggerlo. Vabbè, il fatto vero è che questi sono i morti di Covid rispetto a quello che alla gente che moriva nel 18, nel 19, nel 17, nel 2015. Non si sta a discutere. Di che stiamo a discutere? Cioè, quelli erano persone che normalmente sarebbero morti un'altra volta, va bene? Certamente non in quell'anno. Insomma, poi certo, individualmente no, uno muore quando muore. Ma il resto, come ho detto, il resto è fuffa, va bene? Ora sfrutterò alcune frasi prese dalla introduzione al catalogo di incertezza che sono scritte da Giorgio Parisi, che oggi pomeriggio si presenta da casa, però comunque se volete potete sentire alle 4. Allora, uno, Giorgio Parisi dice giustamente, va bene, vince il partito degli asini col 37%, sondaggio, dice sì, va bene, ma qual è l'intervallo di confidenza? Sto 37 va da 25 a 52 o è 37 più o meno 0,5? Io però questo intervallo di confidenza, diciamo, sui giornali non lo vedo mai, va bene, questa probabilità di stare dentro un range ristretto. E l'esempio classico è quello del giornale che dice: ah, l'Istat, poi capite? L'Istat è l'Istituto di Statistica Italiano, quindi se sanno quelli da loro la statistica io sono preoccupato. Allora, nei primi 6 mesi del 2019 sono morte 1.505 persone per incidente stradale. Ah, che miseria! Oh. E nel 2018 erano morti 1.483, dice l'Istat. Aumentano i morti. Ma aumentano di che? Va bene, le fluttuazioni statistiche di 1.505 con 1.483 su quella base sono irrilevanti, va bene? Cioè, proprio la radice di N, come direbbe il mio collega. Comunque, no, cioè, voglio dire, non puoi, cioè, capito? Qual è la probabilità che, dato 1.505 e date le stesse condizioni al contorno, quanti ne morirebbero? Probabilmente ne morirebbero 1.450 tra 1.450 e 1.560, va bene? Quindi tutto quello che sta
dentro quell'intervallo va bene, non è successo niente, non è cambiato niente, va bene. Ma questo è importante, perché sennò poi magari qualcuno poi abbassa il limite, non sono favorevole a correre in autostrada, però magari poi cambiano il limite, va bene, perché sono aumentati i morti di che, va bene, vabbè, ciao per te. E questa è la mia conclusione con un messaggio sempre da Giorgio Parisi. Viviamo inevitabilmente nell'incertezza, un concetto che assume sfumature diverse in contesti diversi, ma con cui dobbiamo necessariamente fare i conti. La sua comprensione più profonda può essere raggiunta solo attraverso la consapevolezza del metodo scientifico e l'apporto di svariate competenze. Cioè, ripeto, conoscenza o ignoranza, la scelta è libera, come noto, siamo in una democrazia in cui uno può decidere. Certamente uno che decide di essere cognoscente, va bene, vorrebbe una scuola che lo aiuta a conoscere, va bene, vorrebbe organi di stampa che lo aiutano a districarsi nella quantità di dati incomprensibili che vengono gettati sul tappeto, come se noi fossimo degli analisti di Morgan e Stanley, come si chiamano, no, quelli che poi invece sottraggono i soldi con grande efficienza statistica. Vabbè, ho finito. Grazie. Molto bene, se volete abbiamo tempo per una o due domande. Prego. Prego. Professore, allora l'incertezza e il probabilismo nel campo della fisica, che fino alla fisica newtoniana era basata su certezze, è stata introdotta dalla meteorologia. Vorrei sapere una domanda su due fisici famosi, Einstein e Bohr. Einstein rispose a Bohr, disse un giorno a Bohr, Dio gioca a dadi. Dio non gioca all'universo. Io vorrei sapere se prima di morire Einstein si è mai ricreduto su questa cosa. No, la risposta è no, e comunque spero di aver dimostrato che anche nella meccanica newtoniana, cioè il pendolo doppio, di fatto c'è un'incertezza, cioè che il mondo non è deterministico neanche sotto le condizioni della meccanica classica. Perché lì è deterministica l'equazione del moto, ma le condizioni iniziali non le puoi conoscere e quindi sei fregato comunque. Cioè, che l'incertezza venga dalle condizioni iniziali o venga da fenomeni più profondi come quelli che Dio gioca a dadi, effettivamente è così. Siamo sommersi dall'incertezza, sì, lo capisco. Grazie. Un'altra domanda, se volete, prego. Dimmi. Volevo chiedere, aspetti che le diamo il microfono. Allora, volevo chiedere solo questa, una cosa molto semplice. Nell'esempio che ha fatto vedere prima degli infetti, la prevalenza, se ricordo bene, si chiama, non è però calcolata sulla base del risultato del test che... Ok? È un'assunzione. È un'assunzione realistica, va bene? Però è vero che a posteriori... È una bellissima domanda, perché tu a posteriori, conoscendo prevalenza in sensibilità e quell'altro, riesci a tornare indietro. Tuttavia, chi si è presentato a fare il test? Si è presentata una popolazione in cui o c'erano dei sintomi o c'erano delle condizioni per cui tu avevi fatto tampone, se no non ti facevano entrare in teatro. Certo. Bene, quindi quella è una stima, è una stima. In un certo senso, certo. No? Quindi è ragionevole però che quella cosa, a meno che non cambino le leggi che pongono la tampona, come si dice, sia una variabile grosso modo che si ripete ogni giorno, no? Nel senso che il campione che va a farsi il test più o meno è sempre sotto le stesse condizioni di salute, le stesse condizioni psicologiche, le stesse condizioni di necessità. Quindi alla fine quel 10-15%, che non sia molto realistica, quella non è la prevalenza dell'intera popolazione, certo, del paese. È la prevalenza su quelli che vanno a fare il test, ma a te ti frega quella, perché se io che non vado a fare il test sono positivo o negativo, diciamo, non ha influenza sul fatto che il poveretto che si becca il test è positivo, ma era sano, capisci? Cioè, si deve preoccupare o no, io sono neutro rispetto a quel problema. Certo, mi pare che a un certo punto invece in paesi diversi del mondo, con successo che però non mi sembra, cioè i cinesi hanno fatto, che 10 milioni di test, no? In 2 giorni, allora lì la prevalenza è una variabile, diciamo, misurata con estrema precisione, però siccome, diciamo, noi non veniamo mandati a fare i test con la forza.
però spendiamo poi comunque i soldi in farmacia per essere sicuri, 8 euro in fondo, no? Dice, per vedere le due lineette, che molto appare bene. Una dice, ma questa è un po' colorata, non tanto, hanno deciso se è positivo. Grazie professor Ferroni, io credo che possiamo chiudere qui. Ringrazio il professor Ferroni non solo perché è stato puntuale e preciso, ma per la splendida conferenza. Complimenti, molto bello. Grazie. Se sapessi l'ora di incubo che abbiamo passato io e quello lassù per proiettarla, lasciamo per. Ringraziate lui che è un vero maestro.